sarebbero fatto comodo centinaia di migliaia di euro per fare una campagna elettorale come la fanno i Bertolasi, i Martini, le Meloni, i Giaretti. Loro li fanno sui soldi nostri. Il Movimento 5 Stelle non fa quello che conviene, fa quello che è giusto. Perché se dovessimo fare quello che ci conviene, loro stanno in commissione finanze, ma sono di altre circoscrizioni, mica della Toscana. Non verrebbero, sono mesi che Daniele Pesco, Dino Alberti, Alessio Villarosa sputano sangue in giro per l'Italia, tutti fine settimana, dovunque, a parlare con i risparmiatori, a dirgli quello che occorre fare per tutelare il risparmio, per recuperare i denari e per far sì che le banche facciano le banche e non facciano leggi finanziarie. Perché in questo paese lei mi fa il ministro degli esteri. Le lobby del petrolio fanno la politica energetica e le banche fanno le leggi finanziarie. E questo è il dramma. Noi quando andremo al governo ci parleremo con le banche, con l'ENI e con le lobby del petrolio, ma la legge finanziaria fa il governo è legittimamente eletto dal Parlamento della Repubblica. Le banche fanno le banche con noi ed è per quello che ci detestano, perché sono 3 anni che ci devono buttare giù e non ci hanno buttato giù e oggi ancora si parla, però adesso che noi oggi siamo più forti di prima. Perché abbiamo anche degli esempi di persone infangate. E Gian Roberto è stato infangato in questi 3 anni, nessuno ha ricevuto maggiori calunnie di quell'uomo solo perché si è messo di traverso ad un sistema, ha preso spallate di ogni tipo, ma non l'hanno schiodato neanche di un millimetro. E io questo me lo posso dire con cognizione di causa. E stamattina stavo lì nella camera ardente, l'ho visto morto, e l'unica cosa che ho pensato, lui non vorrebbe ipocriti minuti di raccoglimento, non vorrebbe neanche oggi le lacrime oscene di coccodrillo di questi ipocriti che oggi lo descrivono come lo statista quando fino a ieri mi tiravano merda addosso. Vorrebbe soltanto che non ci fermiamo. E ve lo dico pure a voi. Se volete darci una mano, questo è il Movimento 5 Stelle, però non vi stiamo a chiedere il voto. Non ve lo chiederemo mai. Vi stiamo chiedendo una mano perché là dentro c'è bisogno di un popolo intero che alza la testa e che la smette di dire signor sia alle ingiustizie. Qua a Siena, alle ingiustizie, alle porcherie, qualche è che prima ha detto qualcuno che si digeriscono che è vero. In Islanda arrivano delle notizie su un premier coinvolto nelle Panama Papers, il popolo scende in piazza senza bandiera, il premier si dimette in 24 ore. Qua dentro ancora non siamo riusciti a capire, e non lo chiede il popolo del Partito Democratico, quanti soldi il PD ha preso la Pizzi, uno che è in carcere per mafia capitale, che gli ha dato 4 anni, che era il commensale del Presidente del Consiglio Renzi. Io sto dicendo che Buzzi, uno di mafia capitale, era il commensale delle cene di Renzi, e Renzi non mi querela. Quindi è vero, mi guarderasse sto cialtrone, mi guarderasse che oggi di fronte allo scandalo dei Bellopoli, che è uno scandalo osceno, oggi è finito sotto indagine un altro del governo Renzi, il sottosegretario De Filippo alla salute, già sotto indagine per spese pazze in Basilicata. La risposta del governo del Presidente del Consiglio delle Banche è due, mettiamo mano alle intercettazioni e quereliamo il Movimento 5 Stelle. Queste sono le due risposte di fronte a uno scandalo che vi fa percepire chiaramente quella che è diventata politica italiana. Renzi non comanda lui, mettetevi in testa che non comanda lui, è uno messo lì dalle lobby del petrolio, dai grandi gruppi banchieri, dalla finanza internazionale, dai suoi datori di lavoro che gli garantiscono uno stipendio e un po' di potere, non un po' di successo, fanno andare in giro per l'Italia, per il mondo a credersi a questo statista. Preso in giro da tutto il mondo. E gli stanno dicendo, o difendi i miei interessi o vai a casa. Tanto ti sostituisco con qualcun altro, che c'è dopo Draghi, che ci stanno tanti altri. Prima Monti, l'ho sostituito con Letta, poi l'ho sostituito con Renzi. La democrazia sospesa. Democrazia sospesa. Questi non passano davanti alle elezioni, non passano per le elezioni, ma diventano Presidente del Consiglio. E quando siamo entrati noi, abbiamo sperato questo giochetto, perché è una vita che il PD sta d'accordo con Berlusconi, una vita che stiamo d'accordo. Mettetevelo in testa, facevano le fuitine, si dice in Sicilia, no? Le fughe d'amore in segreto, siamo arrivati noi, li abbiamo costretti a sposarsi davanti alla luce del sole. Questo ha fatto il Movimento 5 Stelle e sono stati costretti per farci fuori, in quel momento pensando che saremmo finiti a rivotare lo stesso Presidente della Repubblica per la seconda volta. Uno dei maggiori responsabili dello sfacelo dell'Italia, Giorgio Napolitano, uno che... è entrato in Parlamento l'anno della morte di Stalin e diventò deputato per la prima volta nel 1953, l'anno della morte di Stalin, quando sarà stato, penso, no, il Partito Comunista all'epoca l'avrà commemorato Stalin, il Parlamento napoletano senza diritti, 63 anni che lo paghiamo, 63 anni, sì, l'hai detto, ti assumi la responsabilità.
Sto scherzando a figurare. No, perché ci hanno abituato. Oggi i bonus parlano ancora di bonus questi. Questi hanno distrutto il risparmio. Hanno distrutto la salute, la sanità pubblica, hanno distrutto la scuola pubblica. Distruggono i trasporti. Le regioni, l'autonomia delle regioni, la bellezza, la possibilità di investimento, del turismo, delle regioni sempre più martoriate, ci hanno distrutto tutto, però ci danno i bonus. Dopo li distruggono, però tieni, stati zitto, prenditi ste elemosine, tanto i soldi sono sempre tuoi, è il bonus, e ringraziami pure. Mettiti in ginocchio e ringraziami, perché ti sto dando il bonus a scuola, il bonus pensionati, i bonus studenti, il bonus professori, ti ci compri l'iPad, il bonus, ci trattano così. Però forse qualcuno ci si fa trattare così. Io da questa gente così non mi ci faccio trattare. Sono 3 anni che ci saremmo pure potuti vendere da dentro. Perché andavamo lì dal PD, gli avevo detto, oh, attacco il Movimento 5 Stelle, oh, sparo al zero sul Grillo, che problema c'è? Però tu rimediamo alla prossima legislatura un posto da sottosegretario, no? Fammi far ministro. E che pensate? Che non hanno fatto sempre? Pensate che Verdini non fa questo? Pensate che Berlusconi per salvarsi l'azienda non gli ha mandato prima Alfano, poi quando ha visto che Alfano non bastava gli ha dato Verdini? Non pensate che è così il sistema? Ancora che crediamo, no? No, però forse la destra stanno, ma posizione di chi? Che questi ogni qualvolta si va a votare una legge per difendere le pensioni, per tagliarsi gli stipendi osceni, per dire basta ai finanziamenti pubblici, sempre insieme stanno. In televisione vi dicono, ma quando si tratta di spartirsi i soldi nostri stanno sempre d'accordo. E questo ve lo dico io, qua ci potete credere o no? A me piacerebbe che foste un giorno, svolazzaste nella Camera dei Deputati come una mosca, come un giorno, come una mosca, e vedeste quel che vediamo noi quotidianamente da 3 anni in questa parte. Neanche i familiari più stretti di queste persone li potrebbero se vedessero come si comportano al Parlamento della Repubblica, solo intenzionati a parlare della politica, che parla della politica e parla della politica e risolversi i problemi loro. Ma perché sono tutti crudeli? No, è la logica, è il sistema. Nel momento in cui io voglio stare tutta la mia vita in quel palazzo e il mio obiettivo è stare tutta la mia vita in quel palazzo, fare la carriera di Giorgio Napolitano, 63 anni nelle istituzioni, io scenderò compromessi con me stesso pur di rimanere lì dentro. Noi sappiamo che ci mancano altri 5-7 anni, non lo so, quasi ci dovessimo ricandidare, e che non è detto, perché non viviamo una bella vita adesso. Credeteci che la qualità di vita, la qualità di vita come qualità di vita che stiamo vivendo adesso non è migliore di quella che vivevamo prima di entrare in Parlamento. Per lo meno questo fa un deputato del Movimento 5 Stelle, che non si riposa un sabato e domenica, che prende insulti a destra e a manca, che viene descritto come populista, fascista, comunista, potenziale stupratore, bolscevico, pure terrorista, mio madre. Dicendo, dei giornali scrissero che ero pronto a farmi saltare in aria nella metropolitana di Roma, una metro C, che se aspetto la finiscono mi faccio saltare da 40. Hanno scritto anche questo. E sono gli stessi che oggi descrivono da Roberto come visionario, gli stessi mentitori seriali. Io ho letto, ma io me le segno tutte ste robe, in archivio. Ala, quelli di Verdini hanno scritto grande esempio di onestà, quelli di Verdini. Lupi, quello dei Rolex al figlio che l'abbiamo costretto noi alla dimissione, ha detto politicamente tutto mi divideva da Gian Roberto, ma umanamente tutto mi accomunava a lui. Lupi, fanno così. Il Partito Democratico, un avversario che abbiamo sempre rispettato, l'hanno calunniato. Così, perché l'ipocrisia è il male dell'Italia, più del malaffare. Io questo gliel'ho detto al primo giorno in Parlamento. Perché il malaffare l'ha distrutto sto paese, ma è l'ipocrisia che non ci permette di sganciarci e di cambiare. La stessa ipocrisia che fa dire a tante persone pure a Siena, ma che schifo il Partito Democratico nei bar, a lamentarsi, nei ristoranti, in piazza, ma quando si entra in quell'urna la X li si mette sul Partito Democratico. Fatelo! Dite che la dice sai, ma io non voglio sentire uno che si lamenta. A Roma l'hanno rasa al suolo la città, la mia città, la capitale d'Italia, l'hanno rasa al suolo, dando favori a destra, manca a destra, sì, non c'è più differenza quando si tratta di mafia capitale. Adesso qualcuno no, perché qualcuno ha paura di cambiare, oppure è bombardato dalle informazioni televisive, saremo chissà che cosa succede. Che succede? Un po' di meritocrazia, un po' di giustizia sociale in questo paese. Viene approvato il reddito di cittadinanza. Sentivamo prima delle cifre, dei quattrini finiti nel cesso di MTS, decine di miliardi di euro al nostro reddito di cittadinanza. Ci ha lavorato lui, Daniele Pesco, a quello che ha scritto la legge sul reddito di cittadinanza. Lui l'ha scritta. 17 miliardi di euro. E daremo un po' di ossigeno alle famiglie, perché c'è gente che campa con 440 euro al mese.
E ci sono 50 anni e 60 anni che se perdono il lavoro, ma che cazzo fanno oggi a 50 anni e 60 anni quando perdono il lavoro? Senza reddito di cittadinanza, che cosa fanno? Entrano in depressione. E i pochi quattrini che ce l'hanno li spendono pure i psicofarmaci, questa è l'Italia, questa è la verità, che aumenta soltanto il consumo delle droghe, gli psicofarmaci, aumentano le persone che giocano, si giocano tutto nelle macchinette, il gioco d'azzardo, per disperazione, per provare a pagare una bolletta, e aumenta però pure la vendita delle armi, perché è l'industria della paura, ci dicono che dobbiamo avere paura su tutto, uno ha paura di morire e si compra le armi, questa è l'Italia che ci hanno lasciato. E che i mezzi di comunicazione no, continuano a voler reiterare e continuare perché hanno paura del Movimento 5 Stelle, ti credo, ma mica perché noi facciamo chissà che cosa. Noi però quando entriamo lì dentro i finanziamenti dei giornali li ritroviamo tutti i finanziamenti pubblici. Se fanno bene il loro lavoro, scrivono un giornale, viene venduto e campano, come fa un qualsiasi imprenditore. Se scrivono menzogne che ormai nessuno compra più quei giornali, chiudono, cambiano mestiere. Mediaset paga le tasse come qualsiasi televisione al mondo e dalla RAI cacciamo definitivamente fuori partiti. Oggi la RAI non è più in mano ai partiti, è in mano al Presidente del Consiglio. La riforma della RAI ha tolto la lottizzazione dei partiti, oggi è il governo che nomina di fatto i direttori di rete, i quali nominano i direttori dei telegiornali. Quindi i direttori dei telegiornali sono direttamente nominati da Renzi, ma possono parlare male di Renzi. Va spento, quando ci sono questi, va spenta, la TV va spenta, va accesa, solo quando ci stiamo noi. Io lo dico sempre, queste mie possono essere pure balle, non ci credete, non ci credete, verificate che è vero, ci tagliamo gli stipendi, verificate se è vero che Alessio Villarosa ha scritto una legge oggi sulla riforma di che cosa si sta bancando. Tra l'altro vi rendete conto la magia del Movimento 5 Stelle. 3 anni fa Alessio era fuori dal Parlamento, oggi ha depositato una legge per la riforma del sistema bancario, dopo che sono 3 anni che il Movimento ha permesso ai cittadini che non c'hanno, ripeto, la mafia alle spalle, le lobby del petrolio. Le lobby del gioco d'azzardo, Cosa Nostra o la massoneria toscana, è qua fortissimo, di entrare in Parlamento, di alzarsi in piedi quando vogliamo, di pretendere la parola perché noi siamo rappresentanti del popolo italiano, di prenderci quella parola quando non ce la vogliono dare, ce la prendiamo con forza, di alzarci in piedi e combattere per il benessere collettivo e per l'interesse generale. Solo questo è il nostro obiettivo, l'interesse generale, proprio perché nessuno ci ha dato i soldi. Voi ci dobbiamo mettere in testa questa questione, definitivamente. Dimmi chi ti finanzia e capirò chi sei. Punto. È tutto lì la questione. È tutta lì. Per quello non ci dicono esattamente chi finanzia le fondazioni renziane. O a chi pagava 600.000 euro di cene il presidente della provincia di Firenze o il sindaco di Firenze Renzi, che ci andremo poi, Ci andremo pure lì a pretendere di nuovo gli scontrini. Ci prendevano in giro. Se no, questi vogliono scontrini. 600.000 euro di soldi nostri, voglio sapere il presidente del Consiglio come l'ha spesa. Perché magari andate a pagare, ha fatto delle mega cene con qualcuno che poi spunta fuori, chissà, magari questo è uno scandalo di 3x9, io voglio sapere se delle aziende magari vicino alla Total, che hanno preso subappalti, sono tra i finanziatori delle fondazioni renziane, lo voglio sapere. Perché che Banca Etruria finanziasse la Lombarda, oggi lo sappiamo. Ormai è chiaro, si sa. Io vi dico questo, prima di credere ad un articolo di giornale che scrivono falsità, verificate solo chi c'è, almeno chi c'è nel Consiglio di Amministrazione Repubblica con giornale. Chi c'è, chi è il proprietario di quel giornale. Poi crederete o meno, però se io scopro che quel giornale appartiene a lei, o ci stanno le quote di Marchionne o della Fiat, o ce l'ha Confindustria, o ce l'ha Berlusconi, o ce l'ha De Benedetti, forse valuterò con maggiore indipendenza anche la stessa linea editoriale del giornale stesso. Questo non significa che non ci stanno bravi giornalisti, ci stanno in tutti i giornali e faticano alle volte a riuscire a piazzare un articolo. Però conta un poco, perché pure loro devono portare a casa una pagnotta, 1.600 euro al mese, che pure lì la problematica. Io vi chiedo questo, un politico tradizionale viene e vi dice votatemi, vi prometto, io vi sto dicendo noi di più di quello che stiamo facendo non possiamo fare. Noi stiamo dando l'anima, noi di più di quello che stiamo facendo non possiamo fare. E lo stiamo facendo contro tutto e tutti, e anche contro alcuni italiani ottusi, che ragionano per partito preso, tutta la vita è voto al PD, quindi continuo a votare al PD. Io sono liberale e voto Berlusconi, questa la rivoluzione liberale l'ha fatta per l'azienda sua. E tutta la vita io penso che il partito sia come una squadra di calcio, so della Juve, so della Fiorentina, del Milan, dell'Inter e non la cambio mai. È così la mentalità. Io mi rendo conto che per qualcuno ammettere il fallimento sia anche difficile,
destrutturare però un pensiero, come dire, cazzo, ma la vita l'ho sbagliato, sì, io lo posso dire, io ho sbagliato un sacco di volte, ho votato una volta al PD, però adesso sono una persona nuova. Non c'è la regione, è uguale, cambiano i nomi alle cose per farci percepire che siano più digeribili, è una tecnica sopraffina. Due ne usano i tecnici sopraffini, una di questa vi parlo dell'altra. La prima è cambiare il nome a tutto per farci capire che sia migliore la roba. L'inceneritore che incenerisce i rifiuti e crea cancro lo chiamano termovalorizzatore. Che uno sente, beh, termovalorizzatore non sarà mica così, ma Italia la sanità li chiamano aggiustamenti strutturali. Quindi tu nel TG senti, oggi ho approvato un nuovo pacchetto di aggiustamenti strutturali e non ti preoccupi, aggiustamenti strutturali sono tagli alla sanità. Il porcello lo chiamano italico, le guerre di invasione in Afghanistan le chiamano missioni di pace. Quando non bastano questi termini in italiano, si utilizza in inglese, Jobs Act. Per incoglionirci, mettono questi termini. E il peggiore di tutti è bail-in. Io questo esempio lo faccio sempre. Immaginate, stiamo davanti al TG1, siamo a casa, in famiglia, c'è pure un po' di confusione a tavola, passa il vino, passa l'acqua, c'è un piatto di spaghetti, un po' di rumore di stoviglie, quindi non c'è una sorta di distrazione, la TV uno se la guarda pure in maniera distratta, la TV è immagine purtroppo, più che contenuto. Il tizio del telegiornale dice: oggi è approvata la manovra del bail-in da tutto l'arco parlamentare, a parte il Movimento 5 Stelle, non ti preoccupi, bail-in. Poi immaginate il giornalista che dice: oggi con il solo voto contrario del Movimento 5 Stelle passa la norma che salva le banche con i soldi dei cittadini. Forse qualcuno, fermo un po', ma non buttaggio la pasta, aspettate. Che detto? Fa quello spiega, oggi è passato, gli unici a votare contro quelli del Movimento 5 Stelle, con questa norma appunto le banche verranno salvate anche con i soldi dei correntisti, sotto 100.000 euro, sopra 100.000 euro, ma comunque tante aziende hanno 100.000 euro in banca, non è che ci lavorano le aziende, 100.000 euro, forse il cittadino si preoccuperebbe. Allora capiamo che l'informazione è proprio buttare sempre acqua sul fuoco, i pompieri sono i giornali, che non ci devono far preoccupare, e l'altra tecnica sopraffina, che la spiega Chomsky se non sbaglio, la teoria della rana bollita, guardate che è così, è precisa. Voi prendete una pentola piena d'acqua, fredda, poi la mettete a bollire, a un certo punto l'acqua bolle, ci tirate dentro una rana, la rana sente che l'acqua bollente dà un colpo di coda e si salva la vita. Voi prendete l'acqua fredda, metteteci la rana dentro, poi mettete sul fuoco e poco a poco fate bollire. Allora non se ne rende conto dell'aumento di temperatura e finisce bollita stecchita. È quello che ci fanno da 20 anni con i singoli tagli dei nostri diritti, un pezzettino dopo un pezzettino dopo un pezzettino, senza che noi ce ne rendessimo conto. È scientifica la cosa, perché quello che devo evitare è una sollevazione popolare che quantomeno in maniera democratica permetta che questa gentaglia non venga più votata. Questo lo devono evitare. Per quello in fase di elezioni fanno le rotatorie. Questa è una repubblica fondata sulle rotatorie. Regolarmente fatti, repubblica fondata sulle rotatorie 2 settimane prima delle elezioni. Spuntano sempre sti cazzo di rotatorie dovunque. Diciamo, finalmente l'hanno fatta. E il sindaco che si ricandida la inaugura, oppure la inaugura con quello che si candida al posto suo, ma sempre il suo partito. Questa è la Repubblica Italiana. O dei bonus. E oggi, ripeto, ci si avvicina alle elezioni, il PD rischia a Roma, rischia a Torino, rischia in altra città. Se vinciamo e ben amministriamo, gli diamo una spallata definitiva al governo Renzi. Per cui arriverà forse qualche bonus che dopo 2 mesi capiremo come è stato pagato, perché gli 80 euro, altri bonus, li paghiamo noi sul taglio, con il taglio del sistema sanitario. Perché oggi si aspetta 1 anno e mezzo per fare una tacca, in alcune realtà, 1 anno e mezzo, e tutti si buttano sul settore privato. Ovvio, perché sempre il settore privato c'è i propri lobbisti nel Parlamento. E così è disegnato bene, ben congegnato, però noi siamo alle volte i topi nella ruota del criceto e corriamo, fermiamoci un attimo. Il Movimento 5 Stelle non sarà perfetto, non saremo perfetti. Quanta gente c'è collegata adesso? 11.000. Cioè, ci stanno 11.000 persone adesso, non saranno 10.000, ma sono 11.000 persone che prendono in rete, stanno vedendo, stanno commentando, vi ringrazio. E riusciamo poco a poco a bypassare il sistema tradizionale mainstream e a fare contro informazioni. Lo stiamo facendo.
poco a poco, e cresciamo. E questo è un momento comunque buono per il Movimento 5 Stelle. È estremamente negativo per il governo Renzi, perché con la questione di Trivellopoli, Tempa Rossa si è spiegato il sistema. Qua ci sono ministri che piazzano gli emendamenti a favore dei propri fidanzati, 2,5 milioni di euro di appalti che sono arrivati al fidanzato del ministro Pinto. Ma che paese è questo qua? Ma Alessandro, ci vuole la storia? No, aspetta. Tu dici quello, io ti dico che io non ci credo in questo. D'accordo, io le rispetto. D'accordo, io posso capire, io però ti dico che il modo in cui loro ci infamano quotidianamente significa che comunque la strada è quella giusta. D'accordo, io rispetto il tuo parere, io... Sì, però non sono, però sì, sono andati tutti... No, manca, io insieme ai miei colleghi l'ho occupata al tetto della Camera dei Deputati per salvare la Costituzione, e lì sotto ci stavano 500 persone. Se quel giorno ci fossero state 150.000 persone, l'avremmo immediatamente bloccato. Quindi serve, per me non servono i bastoni, serve un'enorme presenza, serve un po' di altruismo, serve un po' di lungimiranza, di capire, comprendere intimamente, e questo Gianroberto l'ha capito. E questo è lo scandalo enorme di Casaleggio, che non gliel'ha mai fatto, e questo è lo scandalo. L'esistenza di una persona che tutto quello che ha fatto l'ha fatto non per esigenze personali e senza guadagnarci una lira, anzi rimettendosi. E questo è lo scandalo, loro non riescono a capire. Ma com'è possibile? Ma perché Grillo deve aver fatto questo? Era il comico più importante d'Italia. Riempiva qualsiasi palazzetto, miliardi di lavoro suo pagato, e ci pagava le tasse. E invece a un certo punto ha rinunciato a tutto questo per non dargli la vita. È quello che pure noi nel nostro piccolo facciamo, e rinunciamo a un sabato sera, e rinunciamo ad una serata tranquilla, e rinunciamo a delle relazioni alle volte, perché non è facile mantenere delle relazioni quando stai sempre in giro tutti i fine settimana, e rinunciamo anche alla tranquillità personale, perché quando apri il giornale e leggi tutte quelle infamie, mica è facile. Io ormai non li guardo più, ci incatto il pesce. Ci faccio le secche, prendo, chiudo le... Sapete quando i tavoli trapallano? Prendo, piego, lo metto sotto, il tavolo trapalla più. Io faccio così, non li leggo più. E mi... come dire, sono meno inquinato, no? Mi disintossico un po' di più. Però dagli, se dicevamo dagli, si frega pure il metallo. Insistere, no? La goccia che buca la roccia. Dagli. Se a metà ci prendevano in giro, oggi c'è un paura. Siamo entrati con 2-3 coglioni, la prima volta che mi sono candidato a consigliere circoscrizionale a Roma, ho preso 0 voti, manco mi sono votato da solo. E non perché mi sono sbagliato a mettere a rossa, perché abbiamo votato un altro candidato, perché abbiamo fatto confluire tutti i voti del candidato presidente, ho preso 0 voti, guarda che è umiliante prendere 0 voti. E da distanza 10 anni siamo entrati in Parlamento con 9 milioni di voti, e oggi il Movimento 5 Stelle è avanti con le sue gambe. E ci invitano in TV e siamo sempre lì sul pezzo, gli diciamo tutto. Ti provano a interrompere ogni secondo, una domanda su una domanda, mentre devo far finire la frase, io vado dritto. Interrogatori, non sono interviste, sono interrogatori. Con la luce in faccia prima o poi, dica, ammetta, ma ammetto che, sapevate, ma cosa? No, è credibile, io studio, come agli esami universitari. Vado, sono dalla gruppa e dico, speriamo a questa me la chiede, la vicinanza, studio ieri. Io però sono fiero di quello che faccio. E fiero che abbiamo avuto un lutto enorme ieri, e siamo subito in moto, subito. Perché è quello che vorrebbe già Roberto, oltretutto. Ma questo siamo noi, subito. E sono fiero di lavorare con Alessio, con Dino, con Daniele, Giannarello lo conosco meno, è un esempio. Sono fiero, perché per la prima volta esiste una forza politica di persone per bene che non ha i soldi, che nessuno gli ha dato i soldi, e per questo è libero. Perché io ho speso 144 euro di campagna elettorale. La prossima volta cercherò, se mi dovessi candidare, anche di spendere meno, però non voglio. 144, nessuno mi ha dato i soldi. Posso piacere o non piacere, la legge che ha fatto Alessio può piacere o non piacere, ma l'ha scritta lui. Esclusivamente sulla base delle inchieste che ha fatto, degli incontri che ha fatto con gli esperti, del suo modo di vedere il sistema bancario, del lavoro che ha fatto con la Commissione Finanza.
E magari parlando con i cittadini truffati di Banca Etruria o delle altre banche l'ha scritta, pensando sempre all'interesse generale e all'interesse soprattutto della povera gente, quella che è dimenticata in quel Parlamento che in 3 anni ha approvato 6 riforme delle banche e nessun intervento per i pensionati minimi, per i diciottenni, per l'ILVA, per i cittadini di Taranto. Io questa la dico sempre, perché 7 provvedimenti salva ILVA e nessun provvedimento salva Taranto, e poi scopri che l'ingegner Riva, che è morto adesso, e finanziava contemporaneamente Bersani e Berlusconi. Però dobbiamo anche avere un po' più noi un po' d'amor proprio, no? Se vediamo qui un politico che passeggia tranquillo a Siena, mica gli dobbiamo fare male, attenzione. La non violenza è un valore, però lui deve sapere che c'è intorno magari dei cittadini che prendono e chiedono, che lo circondano pacificamente e gli chiedono: tu sei un mio dipendente, io ti pago lo stipendio, avevi detto che avresti fatto questo e non l'hai fatto. Avere un po' pure sta faccia tosta, da andargli a dire, prendevi di petto, in maniera non violenta, ma prendevi di petto. Io ho sempre fatto così, pure in Parlamento, l'ho sempre preso di petto, questo mi ha insegnato mio padre a prendere di petto, a non vergognarsi, perché io non mi dimentico che questi sono miei dipendenti, erano dipendenti miei prima, e oggi io mi sento dipendente dei cittadini, e camminiamo per strada a testa alta, nessuno ci può dire niente. Qualcuno può essere non d'accordo con il Movimento 5 Stelle, ma nessuno ci può dire che non abbiamo rispettato le promesse. E guardate che questo, dopo 3 anni in Parlamento, è ancora vasca di squali, un motivo d'orgoglio. Io vi ringrazio, eppure tardi, sono le 11, vi ringrazio, c'è pure un bel silenzio, e vi chiedo di fondamentalmente di moltiplicarvi, se è possibile. In ogni modo, ognuno ha anche delle modalità più molto piacevoli, anche delle certe facce. Dobbiamo essere di più, perché se siamo di più ci faccia ancora altro. Alcune persone che sono del Movimento 5 Stelle a Siena, ma c'hanno paura a dirlo, perché questa è la verità, c'è gente del Movimento 5 Stelle a sua insaputa. C'è gente che troverà coraggio quando vede pure che qua c'è stata tanta gente, andatevi a raccontare nei bar. Cospiriamo, infilate i volantini, no, con le proposte sotto, magari si prende un caffè a Siena, poi lasciate un volantino e ve ne andate. La cosa nasce così. Io vi lascio dicendovi che cospirare viene dal latino cum spirare, e respirare insieme, che è l'unica cosa che si può fare in questo paese, che è bellissimo, ma ce l'hanno veramente rovinato. Vi ringrazio, via il Movimento 5 Stelle.